Non sarà il derby contro il Taranto di sabato pomeriggio a sancire l'esordio del nuovo tecnico sulla panchina del Foggia. Il traghettatore sarà Franco Dellisanti, che però dovrebbe lasciare il posto al successore di Roberto Boscaglia già per la gara di Coppa Italia mercoledì 4 ottobre contro il Picerno. La dirigenza rossonera vorrebbe chiudere nelle prossime ore il casting per il nuovo allenatore e la lista di papabili si è allungata con i nomi di De Canio e Novellino. Una sorta di sondaggio allargato dal quale e poi trovare la soluzione per dare una nuova guida al Foggia, e non ci sono percentuali da assegnare ai tanti aspiranti alla panchina dei rossoneri. Ci sono Gregucci, Rastelli e Marchionni tra quelli già sondati, mentre sembra essere stata esclusa la possibilità di affidare la squadra a De Rossi, esordiente assoluto anche per la Serie C. Con il campionato che incombe, in questi giorni sono Francesco Dellisanti e Antonio Gentile a svolgere il lavoro di preparazione della squadra, che ha provato a ricompattarsi con una cena di gruppo. Occasione utile anche per smaltire le scorie della pessima serata di sabato, con quel 4-0 per nulla digerito dalla tifoseria e costato la panchina a Boscaglia. Il calendario potrebbe essere un alleato del Foggia, che dopo il derby a Taranto affronterà la Gelbison. Doppio appuntamento, inframmezzato dalla gara di Coppa contro il Picerno, che potrebbe rilanciare i rossoneri o acuirne una crisi che in pochi avrebbero immaginato ad inizio stagione.